Siamo alla terza gara in programma nello specchio acqueo delle Grazie, una grande giornata, mare, meteo marine perfette, c'è un po' di vento solamente, ma il vento non è veramente così dannoso. Il gomone di protezione al campo di gara è presente, siamo tutti pronti per vedere questi 2000 metri, ma una grande contesa perché gli armi che si stanno avvicinando a loro, al Fezzano, che è una barca veramente temuta, temutissima, è in questo momento anche discusso per motivi di cartellini. Meteo marine perfette, in partenza abbiamo San Terenzo, Porto Venere, Muggiano, Lerici, Canaletto, Fossa Mastra, Marola, Cadimare, Muggiano, Le Grazie, CR di Tellaro, e come si diceva manca un'imbarcazione che è il Venere Azzurra, perché c'è un ragazzo che purtroppo non ha avuto dei problemi relativi. Bene, dopo aver sistemato la bandierina, e ora siamo pronti per dare il via all'ultima gara in programma, 2000 metri, tre giri di bandierina, e la gara più ambita. Anche qui ci sarà un po' di nervosismo per mettere a posto le imbarcazioni, un po' come prima con i ragazzi degli juniores. Fezzano, Marola, avanti! Chiare di Dio, un colpo indietro. Chiare di Dio indietro, Tellaro indietro. Pronti? Metri, partenza valida, la griglia ancora compatta, vediamo questo test delle Grazie come si destreggerà, vediamo subito un movimento della griglia da parte del Fezzano, Canaletto, Muggiano, Marola. Sono Canaletto in seconda, in terza posizione si può affiancare prima dei 500 metri il Fossa Mastra, il Marola, il Muggiano da questa parte, però vediamo grande bagarre in questo momento per arrivare ai 500 e dare così il segno tangibile di questa gara che vuole essere un po' una gara che segnerà il passo per il grande palio del 2 agosto. Allora, stiamo sulla bandierina per vedere come entrano in bandierina Fezzano in questo momento in bandierina, gira il Fezzano, gira il Fossa Mastra, gira il Marola, gira il Canaletto, il Fezzano esce bene il Fossa Mastra, esce il Canaletto, tre grandi borgate che il novantesimo lo vogliono lottare a tutti i costi. Ora vediamo chi gira per primo, gira il Fezzano in questo momento, gira il Fossa Mastra, gira il Canaletto, questa è una grande cosa perché effettivamente una uscita di questo tipo dimostra che ci sono delle altre possibilità in campo per poter arrivare alla vittoria. Ed ecco il Fossa Mastra che in questo momento ha preso veramente un grande vantaggio e sta lavorando alla grande per Fossa Mastra. In questo momento gira il Fezzano, girano insieme, vediamo come escono fuori dalla... Fezzano mette fuori la prua, Fossa Mastra, il resto del gruppo rimane un po' quello che è,
le due imbarcazioni che hanno e dicono la sua sono il Pesano e il Fossamastra. Il Fossamastra in prima posizione che sta tenendo dietro il Pesano, che è una cosa inaspettata, veramente inaspettata. Nessuno avrebbe mai potuto pensare che il Fossamastra poteva dare e poteva avere questa soddisfazione. Una soddisfazione immensa. Questo è il momento più duro, è il momento più duro, questo è il momento da lottare. Il numero 7, qui c'è una disfida, attenzione al recupero, avanti coi carri, perché sennò il Pesano potrebbe avere la meglio, ma il Fossamastra aumenta ancora il Fossamastra, e questa è una grande vittoria per il Fossamastra. Grandissima vittoria, primo il Fossamastra, secondo il Pesano, terzo il Canaletto, quarto è il Marola. Una gara veramente eccezionale, abbiamo visto veramente come il Fossamastra ha saputo guadagnarsi la pagnotta. Veramente. Il terzo classificato categoria senior con il tempo di 11.03.87. Il Canaletto che recupera la terza posizione degli Union dei Senior, è un grande senior perché hanno dato battaglia fin dall'inizio, abbiamo visto uscire le imbarcazioni nella griglia di partenza, tre imbarcazioni, quattro, e poi assottigliandosi sempre di più, e il primo giro è 500, al giro dei 1000 si lasciano indietro anche il Canaletto e rimangono solamente due competitori, che sarà il Fossamastra e il Pesano. Veramente una storia alla grande questa che noi raccontiamo in diretta, perché siamo realmente sul punto dove sono accaduti i fatti e non vogliamo che questo sia mescolato con le cose riportate oppure rifatte. E ci abbiamo il Pesano alla seconda posizione che si presenta, ecco qua l'equipaggio al completo, un grande Pesano che ha avuto un momento di defiance nella sua salita ai 500, forse primo uscito dai 500 insieme al Fossamastra, e con questo poi il Fossamastra ha tenuto testa, ha saputo reagire per quanto riguarda l'attacco del Pesano, passandogli avanti e mettendo veramente a testa a cassetta e facendo la lepre. E questo è veramente un grande avvenimento. Parlo di Massimiliano Fiondella. Massimiliano Fiondella era uno di loro, e questa coppa è intitolata a Massimiliano Fiondella e viene data il Fossamastra ritira, sentiamo l'acclamazione del Fossamastra, un po' come diceva il nostro amico Patrick, il nostro amico liberatore, siamo diventati più simpatici perché abbiamo perso, ma effettivamente invece dobbiamo fare anche un grande applauso a questa borgata che ha saputo vincere imponendo veramente la sacralità della forza e della maestria della voga, rispondendo anche con il nipotino del Barsotti. E qua ringraziamo un po' tutto lo staff. Abbiamo terminato la premiazione, Bianchi, siamo veramente in casa dei campioni, no? In casa dei campioni, purtroppo l'equipaggio che purtroppo era soldato, non ha soldato a buona di soldi, sì, ha certo. Soldato nel senso iscritto che sulle vostre imbarcazioni. Ecco, borgata. Bravo, ecco. La correzione più giusta, difendeva i colori della vostra borgata, è passato di là. Vacante, lo chiamiamo vacante perché voi cercate di difenderlo il più possibile. Oggi una grande gara, grandi gare tra parentesi in questo specchio acqueo, che un po' che non si vedevano gare così belle, così tirate, così studiate, e oggi abbiamo riscoperto un po' la vasca che fa parametro, cioè che fa testo. Beh, intanto devo dire che
a differenza degli ultimi tre anni, il tempo ci ha regalato, no? Una bella giornata. Visti come erano andate le ultime tre stagioni. Che... Per quanto riguarda il discorso dell'equipaggio a cui facevi riferimento, beh, insomma, ci è andata una grande gioia l'anno scorso, quest'anno sono in un'altra borgata, però insomma fa un po' parte dello sport, quindi sì, non è che ci sia nient'altro da aggiungere. E, mentre invece per quanto riguarda la gara sono contento della giornata, sono contento che sia andato tutto bene, anche se ci sono stati un paio di problemini di ragazzi che causa il caldo e la fatica hanno avuto qualche problema di salute, però credo che sia tutto risolto per il meglio. Le gare mi sembra che si possa dire siano state gare che facciano testo, poi chiaramente il responso definitivo lo darà la prima domenica d'agosto, lo dirà il Paglia. Beh, Emanuele, questo la dice lunga, una bella borgata, onestamente le Grazie ha una sua bella storia, ha tutto quello che è una bella pineta e tante belle cose offre anche a noi che veniamo così come invitati a gareggiare, insomma, non dico a usurpare, ma a godere di questo bellissimo paese, quello che è in realtà una gara eccezionale, una gara dove mette veramente l'ardore a chi gareggia, perché sa che questo campo può dargli qualcosa veramente di creativo e di significativo. Di qua si possono prendere le mete per andare al 2 agosto. Sì, diciamo che probabilmente la gara delle Grazie ha un valore da quel punto di vista lì particolare, nel senso che intanto siamo a due settimane dalla data del Paglio e quindi diciamo che i giochi più o meno sono fatti, nel senso che è difficile pensare di stravolgere una classifica a due settimane dal Paglio. È chiaro che le sfumature poi si devono ancora delineare, ci sono ancora 15 giorni qualcosa si può fare, però ritengo che le prime 3-4 imbarcazioni che si daranno battaglia al Paglio, insomma, sono quelle che anche oggi hanno fatto la gara, hanno dettato legge nella gara. Ecco. Credo che sia più un discorso relativo ai senior che non agli junior, che invece la vedo una gara più aperta, anche se comunque un leggero margine di vantaggio il Marola, il Fossamastra, il Cavaletto e il Cadinare anche, ma boh, forse la categoria libera è sicuramente quella più aperta. Sì, queste quattro imbarcazioni qua hanno qualcosa in più da poter dare, però credo che sia in definitiva una gara aperta, forse anche la più bella, più spettacolare da vedere, perché sicuramente la più tirata. Per quanto riguarda la gara femminile, che dire, la Fossamastra ha vinto tutte le gare, quindi probabilmente è probabile che possa anche chiudersi in questa maniera, poi mai dire mai al Paglio, però insomma i valori sembrano essere questi. Insomma. Hai fatto un'analisi veramente perfetta per quanto riguarda l'escalation di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Ci abbiamo ancora un'ultima gara e poi... Ti faccio una domanda cattiva, proprio cattiva, guarda, questa è una domanda cattiva. Che soddisfazione hai avuto nel vedere la vincita del Fossamastra sul Fezzano? No, dal punto di vista umano assolutamente no, non diciamo ho amici. Questo sì, ti ringrazio. Ho amici sia in una borgata che nell'altra, quindi assolutamente non c'è nessun senso di felicità per la sconfitta di una o per la vittoria dell'altra. Per quanto riguarda la borgata, diciamo, non sarei contento che vincesse il Fezzano, ma non per antipatia, semplicemente per un fatto di partigianeria dei confronti della mia borgata, ma senza nessun sentimento cattivo. E i quattro ragazzi che stanno remando per il Fezzano sono amici, ho amici anche nell'equipaggio del Fossamastra.
quindi direi che come va io non soffro di dormo la notte comunque. Va bene, scusa se ti ho fatto questa domanda, no, la devo fare, no, perché sembra, io non sono fatto di buonismo, sono fatto di realtà, le realtà purtroppo sono queste, e a volte scoccia un po', dice erano avvocati da me, sono avvocati da un altro, adesso ho piacere, no. Però se sportivamente questo è il tuo pensiero, io ti dico, io sono meno sportivo di te. No, io guarda, tra l'altro sono ragazzi che uno particolarmente, Giuseppe, eravamo a scuola insieme, quindi ci conosciamo da talmente tanti anni, per cui non credo che una scelta sportiva possa incrinare un rapporto. E con gli altri ragazzi alla stessa maniera, ma poi comunque chi è uomo di sport sa che queste cose possono andare in questa maniera, cioè è chiaro che come erano in altre borgate, sono venuti da noi l'anno scorso, quest'anno sono in un'altra borgata, è chiaro che discorsi, sarebbe sempre bello poter vincere sempre, ma sempre non si può. Abbiamo fatto un capolavoro secondo me l'anno scorso facendo una stagione fantastica, quest'anno ci lecchiamo un po' le ferite, non solo dal punto di vista, non per un discorso sportivo, perché comunque credo che anche i nostri equipaggi stiano raccogliendo meno del valore che hanno, quindi ci lecchiamo le ferite in un senso più ampio, nel senso che comunque è una borgata che dopo gli entusiasmi e gli avvenimenti dello scorso anno, chiaramente bisogna un attimino smaltire la sbronza dell'anno scorso, e quindi ci vuole un pochino di tempo per ripartire, cercare di capire cosa serve per avere continuità, perché secondo me il nodo vero è cercare di trovare la continuità, e quello che permette la continuità di poter far bene è cercare di stare a un livello medio-alto tra le borgate. Ecco, questo qui un po' deve essere il nostro scopo. Io dico sempre che voi siete delle persone veramente capaci e veramente da premiare, veramente qua la gara bisognerebbe farla fra gli allenatori e i presidenti, perché tenere in piedi 13 borgate con tutti i problemi che ci sono, dare adito a tutti quanti di gareggiare, dare la possibilità a tutti di portare a termine la propria gara, dare a tutti il compenso relativo all'imbarcazione che funzioni, il remo e tutto quello che necessita, è veramente da grandi. Allora prendete un plauso da me, grazie per quello che fate, perché Emanuele te lo meriti di tutto punto, e un lungimirante, ho avuto piacere di darti una mano, spero di dartela sempre, perché amici non si nega mai quello che è la realtà di un grande sacrificio che si fa tutti insieme. Io metto in luce qualcosa che fate e voi fate quello che io metto in luce. No, assolutamente, sono pienamente d'accordo. E volevo precisare che tu ti ringrazio, hai fatto il mio nome, io sono una certo, io sono, diciamo, qui a metto la faccia, metto in questo caso metto il nome, però vorrei dire che sono, diciamo, un elemento dei tanti che, come vedi, compongono la Borgata delle Grazie, e che chiaramente cercano di portare avanti questa passione, e che cerchiamo, come hai visto durante le premiazioni, di trasmetterla ai bambini. Piaciuto. Cerchiamo di trasmetterla ai bambini, con la speranza che questa cultura si tramandi, e anche con la speranza che i nostri figli riescano a fare le cose meglio di quelle che riusciamo a fare noi. Ciao Emanuele, a domenica. A domenica. Dai, ciao. E poi al Palio. E grande clac come sempre. Al Palio sempre, grande per clac. Forza. Grande clac. Ciao, ciao. Ciao. Qualcuno seduto sul pontile sta pensando a quello che è accaduto oggi a Fossamastra, con questa vittoria che già sconvolge un po' anche gli umori e carica un po' veramente tutta la borgata, perché dobbiamo veramente capire che quando una borgata vince c'è tutto dietro, quando una barca vince di una borgata c'è tutto dietro un paese o presunto gruppo di sostenitori che e si muove e contribuisce a quello che è la grande esaltazione. Poi decisivo alla gara, come fosse un Palio del Golfo, veramente bellissima, grandissima gara, una gara che meglio di così non se ne può più. Ed eccoli, una gara favolosa, una gara da grande
Bravo Tani, bravo Tacci, ha dato il suo sfogo, oggi se lo merita tutto, bravi ragazzi, una grande vittoria, non c'è da guardarsi, bisogna vedere e tenere presente quello che c'è ancora da fare, ma questi sono già risultati in grande stile. Un Fossamastra che lotta per questa grande vittoria, e onestamente nessuno gliela può togliere. Bravi. Dai, vieni qua. Siamo con le ragazze del Cadimare che oggi hanno fatto veramente un secondo posto, all'ultimo stringendo veramente i denti e tenendo il punto della situazione. Un CR di Dica ha dovuto rimettersi. Roba di poco, però vuol dire che la grinta non vi manca. No, la grinta forse è l'unica cosa che ci ha accompagnato fino ad oggi e comunque sì, rispetto alle altre gare questa molto meglio. È stato un test per voi oppure una gara che avete provato qualcosa? Cioè, parlando onestamente. No, non l'abbiamo provata, però cercavamo questo risultato già da tanto tempo. È arrivato oggi, ci siamo avvicinati un po' di più, quindi meglio. Un secondo posto che poteva agguantare ancora qualcosa, perché ho visto un piccolo cedimento nei 750 e poi una ripresa che è stata tenace. No, almeno da bordo non sembrava, abbiamo fatto la nostra gara, quindi... Siamo contenti così, non mi sembra di aver mollato. Allora, ottima gara. Sì, siamo contenti. Il punto migliore della gara, quando che ti ha soddisfatto di più? La chiusura. Grazie. Tanto ricordiamo il tuo equipaggio per intero? Sì, dai. Capovoga Laura Butticchi, secondo remo Caterina Bruniera, terzo remo Alice Greco e quarto remo Alice Agrifoglio. E chi vi guida? Francesco Longardo. Allora, grazie ragazzi, auguroni, a domenica prossima al Mugiano. Ci riproverete? Certo, grazie. Sarà più test Mugiano o oggi? Più oggi. Grazie.